Ragazzi e ciao ragazze. Allora, scusate se non c'ho il microfono. Spero che si sente perché non c'ho voglia di andarlo a prendere. Comunque, scusate se non c'è il microfono. Allora, questa è una nuova ricetta. Facilissima, come leggete dal titolo, il gelato al caffè. Io lo faccio normale, praticamente a base vegetale, senza grassi idrogenati. E stavo leggendo per vedere se c'era qualcosa. No, comunque, questa ricetta qui l'ha inventata Ricette risate in pochi minuti. Per cui vi lascio la ricetta originale senza lattosio del canale Le ricette e risate in pochi minuti. Vi metto qua il nome del canale, così andate a vedere la ricetta originale che ha fatto ricette risate in pochi minuti. Mamma mia, non riesco mai. Poi sto morendo anche di caldo. Comunque, proviamo a fare anche noi il caffè, cioè il caffè, il gelato al caffè. Gli ingredienti sono panna da montare, io vabbè uso questa, già zuccherata, questa qua di Oplà, non è sponsorizzato, per cui non prendete questa marca, prendetene un'altra, prendete quello che volete. Io mi trovo bene, però io prendo questa che è una confezione, dovrebbe essere da 200 ml. Una tazza di caffè, spero che si vede, bah! Che disastro! Bene, iniziamo! Iniziamo bene questa ricetta. Yes, è caduto pure il cellulare perché non ho neanche il cavalletto e non ho voglia di prenderlo. Comunque, una mezza tazzina di caffè freddo, mi raccomando, deve essere freddo, e lo zucchero, un cucchiaino di zucchero per ovviamente metterlo nel caffè, se no dopo diventa troppo. Direi che lo tengo in mano, faccio prima, se no mi cade ogni 2 secondi. Sto sudando con una sola cosa. Per cui iniziamo il procedimento. Innanzitutto montate la panna. Io questo procedimento, vabbè, lo faccio più veloce. Montate la panna e io ne metto due perché mi piace, diciamo, zuccherato, per cui ne metto due. Voi ne mettete uno. Io lo voglio bello zuccherato, per cui uno poi, vabbè, o uno o due, ma lo girate bene. Ok, montiamo la panna, questa qui, che adesso vabbè, non è che vi faccio vedere la monto, ma la montiamo. Ok. Allora, ovviamente la panna deve essere fredda, mi raccomando, per cui panna fredda e caffè freddo. Aggiungiamo a filo il caffè e allora lo aggiungiamo a filo, ovviamente non ve la faccio vedere perché non ho il cavalletto ed è molto difficile, per cui alla fine basta aggiungere il caffè un po' alla volta e mi girate sempre, per cui scusate le riprese. Comunque, fatto, adesso lo mettiamo
in questo contenitore. Se ce l'avete più piccolo è meglio, perché secondo me è troppo grande. Io ce l'ho, anzi, quasi quasi lo metto nell'altro. Adesso vediamo. Perché se ci sta, scusate, ma sembra un vlog altro che la ricetta. Lo metto qua dentro, che così è piccolo e secondo me dovrebbe andare bene. Ok, messo nel contenitore. Vi assicuro che io sono innamorata della panna e il caffè, perché il caffè e la panna è il mio preferito, per cui è da Dio quando mangi il caffè e la panna. Comunque, mettiamolo nel freezer. La mettiamo nel freezer. Ok. E niente, se non sbaglio, verso le facciamo 2 ore. Allora, se non sbaglio, dobbiamo tenerlo 2 ore nel freezer, per cui quando ovviamente diventerà bello duro, cremoso come il gelato, lo tiriamo fuori. Ve lo faccio vedere dopo 2 ore, per cui è la 1:30. Verso le 3:30 più o meno lo tiro fuori, anche 4, adesso vediamo perché devo finire anche di fare altre cose. Appena è pronto lo tiro fuori, vediamo il risultato e vediamo com'è venuto. Per cui ci vediamo dopo 2 ore perché non so come viene. E siccome è facilissimo, a prescindere che io mangerei la panna col caffè insieme, che è una cosa spettacolare, buonissima. Scusate la ripresa meglio così. E sì, dietro ci sono tutte le mie calamite, che vedete? Non è finita ancora, devo riempire praticamente tutto il frigo perché io amo le calamite. Vabbè, siccome non c'entra niente questo, però certi me lo chiedono delle calamite, allora l'ho detto adesso. Niente, aspettiamo 2 ore, per cui ci vediamo dopo. Ok, allora, il gelato è pronto. Ho provato a assaggiarlo ed è buono. Per cui vi faccio vedere. Vabbè, ovviamente l'ho tenuto un po' troppo perché ho fatto altre cose. Comunque, basta lasciarlo un po' sciogliere fuori. E ovviamente è gelato. Adesso così non riesco a farvelo vedere. Comunque, morbido morbido, vabbè. Questo lo metto nel freezer. Adesso, allora, forse anche un'oretta riuscito a tenerlo. Scusate il casino. Comunque, io metto anche queste scagliette di cioccolato. Ok, ho messo questi qua, vabbè, io ho messo questi perché devono essere questi, però questi. Allora, non sono un artista, per cui il gelato praticamente è questo. Cioè, è buonissimo, a parte, vabbè. A parte la decorazione, non so se si vede, ma è buono. Cui proviamo. Buono. Provate.
Giuro, è strabuono. Poi io adoro la panna col caffè. Per cui ringrazio ricette risate in pochi minuti perché davvero è strabuono. Per cui complimenti per questa ricetta perché è strabuona. E siccome io voglio provare sempre le sue ricette perché è bravissima, vi consiglio di andare a vedere il suo canale perché fa delle ricette spettacolari e tutte le volte che ho fatto una sua ricetta è strabuona, per cui ve la consiglio. Andate a vedere il suo canale che vi lascio qua il nome. E grazie per questa ricetta perché è strabuona, molto buona. Io adesso me lo pappo tutto, pappo tutto e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e seguitemi su Instagram che lì metterò tutte le foto, i video e farò le storie di tutte queste cose qua. Per cui vi aspetto al prossimo video.